Ciao Raffaella, allora guarda, per me i campanelli d'allarme sono stati soprattutto dal punto di vista del dolore e poi dal punto di vista estetico. Estetico nel senso che più crescevo, più mi accorgevo di avere delle masse, quindi delle masse grasse distribuite in modo diverso rispetto a tutti gli altri. Soprattutto nella zona delle gambe, nel mio caso l'ipedema è molto esteso e quindi sono stadio 4, nella zona della vita fino alla caviglia e anche nella parte alta delle braccia. Questo cambiamento, nonostante spesso anche dei medici, sia stato confuso con obesità, quindi ne ho parlato anche in un altro video dove ho fatto davvero tutte le diete possibili e immaginabili, ma a livello di estetica e di dolore non cambiava assolutamente nulla. A livello appunto estetico è proprio la sensazione di pesantezza delle gambe, ma soprattutto il dolore. Dolore in che senso? Soprattutto in estate, infatti in questi giorni super caldi, si nota ancora di più, nel mio caso è dolore se anche solo tocco, quindi è proprio come un dolore continuo che dura anche più di 5 minuti. Ad esempio, per una vita io mi sono sentita dire della esagerata, perché anche quando mi provavano la pressione io per poco non svenivo dal male. La stessa tipologia di dolore ce l'ho magari se sbaglio e indosso un paio di calzini con l'elastico troppo stretto. Altra cosa che mi ha fatto scattare il campanello d'allarme sono i continui lividi che mi ritrovavo e mi ritrovo su tutto il corpo. E io ho 5 gatti e vi dico solo che anche solo se mi appoggiano un secondo di più la zampina, quindi quanto può pesare un gatto, mi ritrovo con un livido. Poi ci sono gambe molto gonfie, soprattutto in estate, senti comunque sempre molto molto le gambe pesanti, le gambe gonfie. Io ho risolto un attimo questa situazione indossando i contenitivi che mi aiutano a stare in piedi tutto il giorno, perché appunto con il tipo di lavoro che faccio sono sempre in piedi, faccio anche dei micromovimenti, quindi il top per chi proprio ha l'ipede. Campanello d'allarme per me è stato scoprire il segno di Simarro, che non riuscivo mai a capire perché le mie gambe erano fatte in un certo modo rispetto a tutte le altre persone che conoscevo. Altro campanello d'allarme nel mio caso è stato osservare la texture della pelle, nel senso che spesso era molto arrossata, ma c'erano anche delle piccole macchiettine più chiare, bianche, che rimanevano in pratica. Poi ovviamente ci sono anche diversi stadi di lipedema, quindi magari non ci sono tutti questi campanelli d'allarme. Nel mio caso, essendo appunto uno stadio 4, quindi molto avanzato, io mi sono accorta di questi che erano praticamente i miei campanelli. Sicuramente uno di quelli che accomuna tutti è proprio questo tipo di dolore, che è proprio un dolore che chi non ha lipedema non può capire.